mio babbo aveva Adelaria, era l'eredità della mamma, aveva questa pensione Savoia, che adesso è l'attuale Bristol. Allora, la storia è questa, non so, io penso un pomeriggio, perché era una giornata così anche grigia, mese di settembre. Qui gli alberghi lavoravano fino a fine agosto, primi di settembre, poi chiudevano. I miei genitori stavano chiudendo la pensione perché la gente era andata via e i miei nonni invece avevano già chiuso il Miramare. Io sono sul lungomare, dunque io allora avrò avuto 6-7 anni, insomma, ero una bambina. Usava molto per i tempi andare in spiaggia a giocare. E io ero andata a spiaggia, giocavo con dei bambini, non so, non mi ricordo neanche chi fossero, come fossero. A un certo punto arriva sto camion, era un camion di quelli, la cabina davanti e dietro tutto scoperto. Vediamo arrivare questo camion che si ferma davanti al Miramare. C'erano delle gran teste, si vede che sta gente avevano messo degli sgabelli, qualcosa per farli stare seduti. Dietro scendono due signori, allora usavano i cappotti, gli uomini i cappotti lunghi così, uno più giovane e uno più anziano, scendono da questo corvo, si avvicinano al Miramare, il Miramare è chiuso, e questi due si avvicinano a noi bambini, io ero insieme agli altri. Disse, ma qui non c'è nessuno. E io mi ricordo di aver detto, e lì c'era il mio nonno, ma mio nonno sono andati via. Ah sì, disse, ma non c'è un altro albergo. Probabilmente si è rivolto a me, visto che io non dico che ero sicura, perché sono sempre stata una timida, ma probabilmente sono stata l'unica che ha dato delle risposte. Dice, ma quell'albergo lì, dice, è di mio babbo. Dice, potremmo parlare col tuo babbo, ci puoi accompagnare? In albergo, nella pensione c'era mio babbo e mamma. E io sto lì da parte, non sento quello che dicono. Dico, a un certo momento questi signori. Io dopo il mio ricordo arriva lì, poi dopo mi rendo conto alla sera che questi signori con tutti quelli che erano a bordo del camion erano dentro l'albergo. Io Entrare. dopo a questo punto vi racconto quello che ho sentito In io dai casa. miei Sì, genitori. ovvio. Queste persone, i due capi erano, uno era un avvocato, e si chiamava Neumann di cognome, e l'altro era il suo genero e si chiamava Buchi Conforti, che dopo io li ho conosciuti, ci siamo, Sì. vabbè. Comunque, loro praticamente erano quelli che dirigevano la situazione di questi altri. In tutto erano 32-33 persone, 34, dopo poi se ne sono aggiunti degli altri, quindi adesso con i numeri io ho delle Sì, difficoltà. sì, sì. Comunque c'erano anche dei bambini, dei ragazzini, erano i figli appunto di queste persone. A un certo momento, appunto alla sera li vedo lì e ospiti, quindi i miei genitori fanno preparare da mangiare, vanno a dormire. E questo è sempre il racconto dei miei genitori, perché io ero una bambina, non mi rendevo conto. Dice che loro avevano detto al babbo, noi abbiamo bisogno, cioè siamo venuti qui perché aspettavamo un peschereccio, un battello che ci deve portare a Bari. All'appuntamento queste persone non si sono fatte trovare, noi adesso abbiamo bisogno di aspettare, ci informiamo, vediamo un attimo, se potete aspettare. Ma avevano detto 2 giorni al massimo, perché mio babbo e mia mamma avevano detto loro che loro erano in chiusura, che dovevano andare ad abitare d'inverno, dove sono sempre andate, San Mauro. E
ricordo questo, mia sorella aveva 4 anni, qualcosa meno di me, quindi mia mamma l'aveva in braccio e io a me aveva per mano. In questa sala alla sera sostavano queste signore, erano tutti distinti, era proprio gente, si vedeva che era distinta. Passa di lì dopo cena queste persone per accompagnarci a letto a me e mia sorella e dice buonanotte. Okay. A un certo momento si sente rispondere la cunocci. Allora, mio zio era andato a una scuola alberghiera a Trieste, quindi un po' lei, insomma, si è allarmata, ma dice, questa è una espressione slava, non è... Mette a letto noi e va a cercare mio padre e dice, ma questi qui non sono mica italiani, perché le due persone che avevano contatti con mio babbo parlavano benissimo l'italiano, non si capiva che non erano italiani. E dice, guarda che mi ha risposto così, e ha ripetuto proprio la parola, la conosce, vuol dire buonanotte, ma è slava. Beh, comunque, a un certo momento mio padre si allarma e chiede di parlare con questi signori. A un certo momento, fra l'altro si erano già parlati un po' di volte, avevano fatto amicizia, mio padre era una persona molto comunicativa, non neanche tanto, però a seconda di chi vedeva, sì, di chi incontrava, insomma, io bevo anche il caffè. Comunque, vedete come mi riscaldo a pensare a queste cose. Comunque sia, dice, scusate, ma... l'avevate detto un giorno o due e poi non mi dite niente, io devo chiudere, insomma ho la famiglia, a me che dovevo andare anche a scuola, e se non lo guardano per un po' poi dice dobbiamo dire la verità, noi siamo ebrei. Ci avevano detto appunto che potevamo, loro avevano l'intenzione loro di andare giù a Bari, perché ancora a Bari c'erano già gli alleati, insomma, andavano, volevano andare verso la salvezza, invece erano rimasti bloccati qua. Siamo ebrei, siamo nelle sue mani. E babbo aveva 30 anni, quindi non era ragazzino, un vecchietto. C'è da dire una cosa che allora appunto c'era il fascismo, c'erano queste cose e mio padre non era dell'idea, di quell'idea, tant'è che quando alla domenica c'erano, chiamavano a manifestare, mio padre si stava sempre malato. Insomma, comunque, adesso questo fra parentesi. Sì, sì. E, dice, ma voi capite, io una moglie e due bambine piccole. Era anche rischioso a quelli. Ma non solo per lui, ma anche proprio per la famiglia, per le famiglie e i parenti, cioè era rischiosissimo, no? Rischioso. Allora, alla cosa che lui fa per prima, conosceva bene il maresciallo dei carabinieri di Bellaria, che era una persona molto per bene, e dunque, in principio se li tiene lì e comincia da mangiare, li tiene come se fossero a pensione. Allora cosa fa? Li tiene lì per un po' e poi si rende conto, parla con il maresciallo dei carabinieri e lui dice bisogna far loro tutti i documenti falsi, tutti i documenti. Pensate che roba, ha fatto fare i documenti falsificati. Allora, la provenienza, dunque a San Mauro Pascoli, il segretario del comune di San Mauro Pascoli, una bravissima persona, ha dato tutti i carteggi, le cose. Io vi devo abbreviare la cosa. Ha fatto in modo che una volta appunto a Gatteo, un'altra volta fino a San Leo, vicino a San Leo, li ha portati là. Alla fine e lì nel paese li ha accolti
e lì praticamente loro di lassù vedevano i bombardamenti che facevano a Rimini. Noi eravamo nel pericolo, loro invece non hanno quasi visto la guerra, capite? Erano lassù, aiutati naturalmente da lui. Lui, fra l'altro, per andarli a trovare, una volta un mitragliamento, un aereo, li ha presi, era lui con un'altra persona che l'aveva accompagnato, tanto poi li ammazzano. E insomma, ha subito. È stato nel pericolo pertanto fino a quando non è passata praticamente la guerra. Adesso è tutto sto facendo un sacco di passaggi. Sì, sì. Comunque, pensate, l'episodio, questo è veramente l'episodio dei documenti. I documenti erano stati forniti e loro erano già via. Mio babbo li aveva sepolti dentro una latta, un coso di latta, li aveva sepolti nel giardino del Bristol, del Savoia. Per tenerli nascosti fino a quando non avesse potuto, non poteva portarli a loro. A un certo momento doveva portarglieli, mia mamma era venuto, aveva dissepolti, li aveva messi non so dove, insomma, e mia dice non li posso portare, mi fermano, lui era un uomo, allora fermavano per la strada gli uomini, le persone, insomma. Mia mamma dice vado io, prendo in bicicletta da San Mauro Pascoli, viene giù a Bellaria e con due sporte dice li metto lì dentro, chi mi ferma? Allora copre tutto, viene da Bellaria per andare a San Mauro, era da sola. Nelle due spazi aveva messo altre cose, le aveva coperte. Quando è sulla curva, c'è ancora quella curva, dove c'è quella casina rossa qui? Sì. Per andare su, per andare a San Mauro Pasqua. Sì, sì, sì. È per andare a San Mauro. La strada del cimitero. Da una parte c'è Giordano e di là c'è la casina rossa. Quando è lì ci sono due tedeschi che danno l'alto. Mia mamma disse io le gambe si sono, perché poi guardavano quello che avevano, è finita. E dice rimango sulla bicicletta così con i piedi a terra e questi due tanto guardavano quell'altro. Quando è stato il momento che questi vanno via, dice mi è venuto, dice non lo so, è proprio stato, ho fatto un sorriso e questi fanno vai. Dice che lei ha proseguito, quando è stato dopo la curva che ormai non la vedevano più, le gambe dice non mi hanno tenuto più, un altro po' cado, scendo dalla bicicletta, ha fatto un po' di strada a piedi perché non riusciva più a pedalare. Dalla tensione, dalla paura. Uno spaghetto, per fortuna che era giovane, mia mamma anche lei. Si trovavano dentro tutti. Aveva l'età di mio babbo, 2 anni meno di lui. Ha tenuto botta, ma la roba da farsi venire un infarto, da morire lì, Comunque, a un certo momento vengono a cercare il babbo dei soldati. Ma che cosa vorranno? Già che era ormai passato, no? Qui c'erano già gli inglesi. Il comando palestinese lo cerca e il babbo si presenta, dice cosa ho fatto? Dice lei e il signor Giorgetti, dice, abbiamo avuto la comunicazione da questi ebrei, dal capo, dall'avvocato Neumann, che lei ha salvato. E insomma l'avevano cercato perché volevano riconoscergli, non so, insomma, ringraziare. Comunque, il denaro proprio non si parla di queste cose, per carità, ma
Sì, l'hanno cercato, volevano ringraziarlo perché non sapevano se c'eravamo ancora, ovviamente la comunicazione l'avevano mandata un po' in giro, allora telefoni non c'era niente. Vabbè, comunque finita la storia, praticamente questo è solo... di tutti questi, quelli che si sono ricordati proprio del banco sono stati l'avvocato e Buchi, la famiglia di Buchi. Il figlio maggiore infatti si chiama Nuri, che in quella lingua si chiama Ezio, gli è andato il nome di mio babbo. E poi sono sempre state, sono venuti qua, sono andati assieme a Trieste, credo, sono andati a vedere, perché loro di origine erano jugoslavi proprio, loro provenivano da, come state, c'erano prima di venire qui, venivano da Asolo. E lì erano stati ospiti di una contessa, ecco, era stata questa contessa che era stata l'amichetta di mio zio, che aveva dato l'indirizzo di Piero Giorgetti, che era un viver mio zio, era uno a cui piacevano le ragazze, sicuramente le ragazze piacevano. E ecco, attraverso questa cosa era successo tutto, insomma. Comunque dopo Babbo è stato riconosciuto prima di tutto a Roma, ha ricevuto, io ho le fotografie, ho ricevuto dall'ambasciatore il riconoscimento giusto fra le genti, è stato uno dei primi. Poi l'hanno chiamato in Israele e nel Parco dei Giusti, il primo albero a destra, io e mia sorella non l'abbiamo ancora visto, ma c'è chi è andato, poi c'è la scritta sotto, Ezio Giorgetti, cioè, nel Parco dei Giusti, il primo albero. Mm-hmm.